Ben arrivati a questo incontro in cui presenteremo il nuovo libro di Vanessa Roghi, Lezione di Fantastica Storia di Gianni Rodari, edito da La Terza. Sono 281 pagine che corrono via rapidissime, costa 18 euro e sono 18 euro ben spesi. Vanessa Roghi è una storica e autrice di documentari importanti che sono stati anche per esempio trasmessi dalla RAI, è docente presso La Sapienza e Roma 3, è una donna dal multiforme ingegno che siamo contenti di avere qui con noi. Vanessa, presentati. Allora, grazie intanto della tua bellissima presentazione. Io sono una storica e, come dici tu, appunto da tanti anni faccio documentari storici per Rai 3, per il programma La Grande Storia, e ho insegnato tanti anni alla Sapienza, all'Università della Sapienza di Roma, adesso non insegno più, e quando non faccio documentari storici scrivo libri di storie. E ho lavorato negli ultimi anni a tre progetti che sono stati il libro su Lettera a una professoressa, cioè la storia di Lettera a una professoressa, un libro sulla storia di un libro che si chiamava La Lettera Sovversiva. Poi ho fatto un libro, in qualche modo, che è anche un memoir, come si dice oggi, cioè una riflessione sulla mia vicenda autobiografica di figlia di una generazione, quella degli anni 70, che è passata attraverso la storia dell'eroina, e quindi ho cercato di ricostruire anche la storia dell'eroina da un punto di vista ovviamente di storia culturale. E questo ultimo lavoro è una biografia di Gianni Rodari, una biografia che cerca di restituire Rodari a quello che dovrebbe essere il luogo, diciamo, nel quale va inserito, cioè la storia degli intellettuali del Novecento. Allora, io pensavo che una domanda che sicuramente ti farò, ma fra un attimo, sarà proprio sul riconoscimento di Gianni Rodari fra i maggiori intellettuali del Novecento e su una certa sottovalutazione del suo ruolo. Però prima vorrei farti una domanda di cui conosco già la risposta, è divertente, perché io so che tu sei arrivata a decidere di occuparti di Gianni Rodari, che ovviamente conoscevi, dopo esserti occupata di Don Milani. Quindi in qualche modo volevo chiederti il rapporto fra due personalità importanti che si sono occupate di infanzia, di educazione, di bambini e del loro, e dare loro gli elementi perché potessero crescere meglio. Sì, io chiudo il libro su Lettera a una professoressa proprio con una citazione di Gianni Rodari, e la citazione è questa: tutti gli usi della parola a tutti, mi sembra un bel motto dal bel suono democratico, non perché tutti siano artisti ma perché nessuno sia schiavo. Questa frase di Gianni Rodari è una frase veramente milaniana, nel senso che mi sembrava naturale, alla fine di questo percorso, di questa ricostruzione della storia di Lettera a una professoressa, metterci proprio questa frase di Rodari, che chiudeva il cerchio, nel senso che io in questo libro volevo raccontare proprio la storia culturale, le relazioni culturali che aveva avuto Lettera a una professoressa nella sua nascita, ma anche dopo, diciamo, l'eredità che aveva lasciato. E una di queste eredità era sicuramente stata accolta da Rodari. Ma Rodari aveva recensito Lettera a una professoressa quando era uscito nel 67 e aveva detto una cosa molto interessante. Aveva detto: questo è un libro bellissimo, un libro importantissimo, un libro fondamentale sulla storia della scuola in Italia. Certo, è anche un libro poco generoso, perché non tiene assolutamente in considerazione il lavoro che noi facciamo da tanti anni. Ho molto riflettuto su questa frase di Rodari, volevo capire quale fosse questo lavoro di cui parlava Rodari, di che cosa stesse parlando in quel momento, a quale tradizione si riferisse, e così appunto ho cercato, attraverso la sua biografia, di ricostruire anche questa tradizione parallela a quella appunto di Don Milani, che negli stessi anni si interrogava sugli stessi temi, cioè sull'accesso all'educazione, sull'educazione linguistica e sulla scuola. Stiamo parlando di un comunista, di un uomo che ha fatto dell'impegno politico e civile uno degli elementi centrali del suo porsi nella vita, ha condizionato moltissime sue scelte a questi
a questi impegni. Ha partecipato ad una stagione politica in cui aderire ad un partito ed essere organici in qualche modo ad un partito era un modo per esserci nella società, per cercare di cambiarla anche, di intervenire praticamente. Non è stato un uomo dei sì facili, anzi ha detto diversi no, però questo ruolo del Rodari comunista vorrei che tu un momento ce ne parlassi. Ma Rodari ha iniziato a lavorare alla fine degli anni 40 come giornalista dell'Unità, che era appunto l'organo di stampa del Partito Comunista, ed è rimasto legato al Partito Comunista per tutta la vita, un Partito Comunista che negli anni 70 aveva raggiunto come dire, percentuali del 36%, insomma, in Italia, e un partito che non ha mai governato, ma che certo, insomma, aveva il suo peso, diciamo, nella definizione dell'agenda politica nazionale e del dibattito pubblico. In questa definizione Gianni Rodari gioca un ruolo importantissimo. Lui è giornalista, passa nel 58 al Paese Sera, che era l'altro grande quotidiano, diciamo, vicino al Partito Comunista, che aveva sede a Roma, e lui fa l'editorialista per Paese Sera per tutta la vita, dal 58 all'80, scrive articoli di fondo, editoriali, ha una rubrica che si chiama Benelux, che appunto nasconde il suo nome, e quindi in qualche modo dalle pagine di Paese Sera Gianni Rodari dà voce ai sentimenti di una parte importante della società italiana, appunto quella dei votanti, diciamo, a sinistra, che lui traduce attraverso parole spesso ironiche, un linguaggio comprensibile da tutti e sempre molto intelligente. Quindi, diciamo, la sua scelta è proprio quella. Lui ha ben presente l'insegnamento di Antonio Gramsci, l'idea dell'intellettuale collettivo, l'idea che l'intellettuale debba essere in qualche modo portavoce di una classe che culturalmente non ha le parole e gli strumenti per intervenire all'interno di un certo dibattito. Rodari fino alla fine dirà: il mio committente è la classe operaia più che il mio editore. Rodari scriverà ogni riga della sua vita, ogni filastrocca, anche la più inattesa. C'era una volta un gatto che andava in Canada, e questa è la metà, portava un cartoccetto di pane col prosciutto, e questo è tutto, pensando al movimento operaio, e questo è qualcosa che insomma fa molto riflettere. E facciamo fatica anche a capire in questo tempo in cui non abbiamo tanti emuli, voglio dire, di quel livello di impegno civile. Poi ti farò una domanda su questo, però è arrivato il momento di parlare della sua sottovalutazione, perché io da lettore ho individuato diversi piani sui quali si è giocato questo, uno senz'altro politico, perché credo che il fatto di essere un uomo comunista che ha rivendicato le sue scelte per tutta la vita certamente non l'ha aiutato da questo punto di vista. L'altro è stato essersi occupato di letteratura per l'infanzia, che, come sappiamo, gli imbecilli considerano letteratura di serie B, e quindi in qualche modo certamente non gli ha giovato, certamente non gli ha fatto guadagnare molti soldi, visto che gli scrittori per l'infanzia, perfino la Einaudi illuminata, li pagava meno degli scrittori considerati per adulti. Però vorrei capire da te se è giusto questo tipo di analisi e affrontarla un attimo. Sì, no, è vera questa cosa. Io appunto sono andata a vedere l'archivio dell'Einaudi, che è conservato all'archivio di Stato a Torino, e mi ha molto colpito questa nota nella quale ci ha reso conto le percentuali, diciamo, di guadagno di tutti gli scrittori, e di fronte a percentuali che variavano dall'8 al 10%, Rodari prendeva una percentuale del 5% sulle vendite. Io credo proprio perché appunto scriveva per bambini. E questo racchiude anche, come dire, quello che si pensava degli scrittori per bambini, e che forse si pensa anche oggi, no? Che siano scrittori, ma di serie B, la letteratura di serie B, diceva Rodari, noi siamo la letteratura di serie B.
servi. Ora, però, il punto è che questo sguardo, soprattutto se ci si riferisce a Rodari, è assolutamente sbagliato, perché nell'intervento, non perché appunto dobbiamo rivalutare Rodari perché non si occupava soltanto di bambini, ma proprio perché il suo essere un intellettuale completo prendeva in considerazione il fatto che si occupasse principalmente di bambini, perché occuparsi di bambini, di infanzia, di scuola, di rapporto con i genitori, di fantasia, di fantastica, di letteratura, di immaginazione, ha un'importanza fondamentale nella definizione di una cittadinanza e di una democrazia. Lui rende migliore l'Italia repubblicana, Gianni Rodari, con il suo lavoro, proprio perché si dedica all'infanzia, e dedicarsi all'infanzia significa dedicarsi al futuro. L'assenza di pensiero sull'infanzia, che in qualche modo attraversa la nostra contemporaneità, è spaventoso, perché ci fa capire che non c'è nessun pensiero sul futuro, e questo spaventa, insomma, rimangono soltanto le distopie e quelle spaventano. Mi colpisce del lavoro che hai fatto, mi hanno colpito diverse cose, ma mi colpisce l'attenzione che lui metteva ai propri lettori, considerando che i bambini a cui si rivolgeva e a cui arrivava più facilmente non erano bambini qualsiasi. Spesso, quando scriveva sia su Unità sia su Paese Sera, arrivava in case di persone di sinistra in qualche modo, e quindi lui tiene presente questo aspetto. Ma mi ha colpito tantissimo, tra le inchieste che ha fatto, lo dico da giornalista, pallida imitazione di quel livello di giornalismo, per esempio l'inchiesta su quali libri avevano gli operai a casa, per esempio sulle collane che venivano diffuse anche grazie ai giornali di sinistra, e anche la passione nel descriverli, no? Ti ricordi quel passaggio che tu hai fatto, che è molto bello, che ti chiederò di riprendere, proprio su come raccontare, no, la vicinanza fra grandi autori che stanno sullo scaffale della libreria dell'operaio bolognese, no? Mi pare che fosse proprio bolognese riferimento. E volevo... Sì. Dimmi. Nei primi anni 50 Rodari fa questa inchiesta su questa nuova collana che aveva fatto una casa editrice vicina al PC, appunto una collana popolare che metteva insieme i grandi classici, che però erano, che ne so, Montesquieu, Zola e Pinocchio, ecco, e Collodi, e appunto tutti questi classici stavano insieme sulla libreria. Rodari si immagina di andare a casa di un contadino emiliano e di trovarli tutti insieme appunto sulla libreria, e la notte, nottetempo, i personaggi, i protagonisti di questi libri si svegliano e discutono tra loro. Esatto, e discutono tra di loro, e infatti c'è Pinocchio che un po' diffida del gendarme dei miserabili, no? Ovviamente avendo lui non proprio un buon rapporto con i carabinieri. Ora, questo è Rodari degli anni 50, appunto, che ancora scrive soltanto su quotidiani legati, insomma, sull'Unità di fatto, su periodici legati al Partito Comunista, e pubblica per case editrici legate al Partito Comunista. C'è poi un passaggio che è quello degli anni 60, quando Rodari passa in Audi, inizia questa collaborazione che lo renderà famosissimo, ovviamente il più noto scrittore per l'infanzia, ma soprattutto in qualche modo lo trasformerà, nel senso anche del suo impegno, nel senso che Rodari si renderà conto che a questo punto è l'occasione per parlare a tutti, non solo ai bambini figli di militanti, no? Figli di lettori dell'Unità. In questo passaggio c'è la grande trasformazione dei primi anni 60, la trasformazione dell'Italia, che attraverso la riforma delle scuole medie vuole veramente creare per la prima volta un paese nel quale ci sono basi uguali in qualche modo per tutti quanti. E Einaudi, da questo punto di vista, compie un'operazione culturale importantissima pubblicando i libri di Rodari, che appunto iniziano ad arrivare a tutti. Parallelamente, Rodari nel 61 inizia a scrivere sul Corriere dei Piccoli, la più diffusa rivista per bambini, una rivista legata appunto a un quotidiano storicamente borghese come il Corriere della Sera. Quindi lì c'è l'intelligenza del direttore che chiama un intellettuale come Rodari a scrivere sul Corriere dei Piccoli, portando dentro al Corriere i temi che prima erano appannaggio soltanto di una parte.
Quindi questa grande trasformazione è una grande trasformazione piena di speranze, che in qualche modo poi si va a scontrare una decina di anni dopo con quelle che sono state chiamate in qualche modo le riforme mancate di questo paese. Allora, ora ti farò delle domande molto brevi, molto secche per avviarci alla conclusione di questo incontro, però volevo mettere in evidenza alcune cose. La prima, ho detto prima che Rodari è stato un uomo di molti no, non credo che abbia messo a frutto quanto avrebbe potuto uno più spregiudicato di lui, la notorietà e la fama. Credo che abbia avuto anche problemi all'interno dello schieramento di cui faceva parte. È sempre stato uno abbastanza fedele alla linea, non è che abbia mai appunto lasciato il partito o l'abbia apertamente contestato in momenti di grande crisi, nel senso che è stato un militante convinto del fatto che poi la trasformazione passava attraverso appunto la militanza, però certo si è dissociato da alcune questioni fondamentali che sono state, per esempio, che ne so, nel 68 l'invasione di Praga, oppure per parlare di cose politiche, oppure da un punto di vista, per esempio, meramente legato alla scuola, alcune questioni sulla didattica o sulla scuola, sulle quali lui aveva posizioni radicalmente diverse rispetto a molti insegnanti che stavano dentro il suo stesso partito, quindi non ha mai avuto paura di scontrarsi, insomma, con quello che comunque considerava un punto di riferimento importante. Ci sfugge il suo successo internazionale? Quante traduzioni ha avuto? Ma come diceva lui, neanche negli anni 50 era tradotto pure in kabardino, nel senso che in Unione Sovietica è stato tradotto da tutte le repubbliche, da tutte quante. Io mi ha molto colpito, Cipollino è uno dei personaggi più conosciuti da tutti i bambini dell'ex mondo sovietico. A febbraio sono stata a San Francisco, ho preso un taxi, il tassista era moldavo, gli ho detto che ero italiana, gli ho chiesto se conosceva Gianni Rodari e lui mi ha detto certo, Cipollino. Quindi voglio dire, è una fama internazionale che noi neanche immaginiamo, meno conosciuto in paesi anglosassoni, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove però grazie a un intellettuale come Jack Zipes quest'anno saranno tradotte altre sue opere, per esempio. E quindi c'è speranza. Una domanda secca sul rapporto fra Rodari e Roma. Io sono innamorato dei suoi racconti, ovviamente sono un estimatore del 75, ma che mi puoi dire su questo? 75 il filobus, vuoi dire, ovviamente, non dell'anno, ovviamente, del 1975. Sì, Gianni Rodari viene a stare a Roma nei primi anni 50 e Roma diventa la sua città. Roma dedica tantissime favole, filastrocche e amerà sempre tantissimo. Va a vivere a Monteverde, dove ancora è la sua casa di famiglia, e niente, Roma diventa la sua città. Basta appunto leggere le sue storie dei gatti di Largo Argentina o dell'uomo che voleva appunto prendersi il Colosseo, tutta la sua produzione è piena, o la filastrocca su Piazza Mastai. Insomma, Roma c'è sempre, è una città che ha amato tanto e di cui ha raccontato ogni aspetto, e quindi sì, insomma, non si può scindere Roma da quel Rodari in qualche modo. Ultime due domande. La prima, secondo te c'è qualcuno in giro oggi che potrebbe dedicare un libro alla città di Reggio Emilia? No, tu ti riferisci al fatto che La grammatica della fantasia, il suo libro più importante, Rodari lo dedica alla città di Reggio Emilia in quanto esempio perfetto di comune democratico che si occupa dei suoi cittadini e di scuola. Ecco, no, la risposta è no, o meglio, cioè non credo che non ci sia qualcuno, non credo che ci sia una città a cui dedicare qualcosa. Io il libro su Rodari avevo pensato di dedicarlo a una città, e devo dire che la città che mi era venuta in mente era Follonica, che da anni ospita un corso di formazione bellissimo per gli insegnanti e nella quale peraltro Rodari andava pure in vacanza, però essendo maremmana pensavo di Grosseto, pensavo che avrei fatto torto poi a tutte le altre località della Maremma e non me la sono sentita. Ma a parte gli scherzi, mancano politiche urbane che siano così riconoscibili e degne
di avere una dedica come quella che Gianni Rodari fa alla grammatica della fantasia. Se qualcuno lo facesse, io sarei la prima a dedicargli un libro. L'ultima domanda, Don Milani, un passaggio vicino a Tullio De Mauro, Gianni Rodari. Chi è il prossimo personaggio su cui ti applicherai? Pensavo così per tenere il basso profilo ad Alessandro Manzoni, però mi sono anche un po' stufata di dedicarmi sempre a biografie intellettuali di uomini e quindi insomma stavo pensando a una donna, e la donna che amerei di più raccontare è Agatha Christie, che è la mia scrittrice preferita, ma non so se avrò le forze per farlo, ma insomma mi piacerebbe. Noi te lo auguriamo, intanto ti ringraziamo e ricordiamo a tutti che non è difficile, il libro è edito dalla Terza, si trova in tutte le librerie, potete comprarlo in tutti i modi possibili, Lezione di fantastica, storia di Gianni Rodari, scritto da Vanessa Roghi, 18 euro ben spesi. Grazie Vanessa, grazie a voi. Grazie a voi tantissime, grazie Paolo.